Sei tornato da Denver, Sì. questo evento che si svolge annualmente, l'Ethereum, giusto? Denver? Sì, si chiama ETH Denver, sta per Ethereum Ok, Denver. Sì. esatto. Ovviamente intervengono grandi sviluppatori da tutto il mondo e so che l'argomento cardine, quello principale, è stato proprio la finanza decentralizzata, la DeFi, di cui parliamo spesso. Allora, prima ti chiedo di dirmi com'è andata e che tipo di evento, perché è importante un evento come questo. E poi cerchiamo di estrapolare anche delle curiosità o delle novità, se ce le vuoi dare in anteprima, insomma, sai che io sono ben contenta. Certo, beh, l'evento è stato particolarmente interessante perché ormai come reputazione e dimensione è all'apice, diciamo, nella lista degli eventi più interessanti su Ethereum. In particolare questo evento in Colorado ha attratto migliaia di persone da tutto il mondo che si sono trovate per discutere e per sperimentare sulla finanza decentralizzata, sulla Sì. DeFi. L'aspetto è anche importante perché Ecco, quella vediamo che anche delle foto intanto Sì, mentre sono ci delle racconti. foto, Sì. questa è una delle tante tavolate di tanti piani, era un evento piuttosto grande dove c'era della gente al lavoro che stava sperimentando sul settore. Uno dei risultati di ETH Denver dell'anno scorso, per esempio, è stata quella che poi è diventata una delle piattaforme più importanti della finanza decentralizzata, cioè Pool Together, che è una piattaforma di cui magari vi racconto brevemente qualcosa fra un Sì. attimo. È stato un progetto che l'anno scorso ha vinto l'Hackathon di ETH Denver, quindi è stato sfornato, diciamo, proprio un anno fa allo stesso evento e oggi è nel top 5 delle piattaforme di finanza decentralizzata. E è un concetto piuttosto singolare, nel senso che è una specie di lotteria decentralizzata nella quale è impossibile perdere. Cioè, essenzialmente io compro un biglietto della lotteria e c'è un'estrazione settimanale e se in caso di perdita mi verrà rimborsato quello che ho pagato per il biglietto, quindi non perdo nulla. Mentre in caso di vincita prenderei indietro il valore del biglietto che ho pagato Sì. più l'interesse ottenuto dai fondi vincolati per la settimana dai biglietti di tutti gli altri. Quindi essenzialmente è una lotteria nel quale posso solo vincere e di fatto quello che sto perdendo è il mio interesse, l'interesse del mio Ok. biglietto sulla settimana. Chiaramente su scala porta comunque a dei premi interessanti, cioè si parla di varie migliaia di dollari di premi con un rischio che è percepito pari a zero. Beh, certo, perché se in partenza so che comunque non Sì, vado a perdere niente, il esatto, sto rischio perdendo è un interesse che annullato. però nel settore cripto molti comunque non ottengono normalmente perché Ok. non danno in prestito le cripto che tengono fermo. Ok. Quindi comunque è un concetto piuttosto interessante che è stato sfornato un anno fa a ETH Denver. Quest'anno, ero presente anche l'anno scorso, ma posso dire senza dubbio che quest'anno c'era molto più movimento, diciamo, e Quindi molto più più. affluenza proprio a livello numerico, ma anche movimento, tu intendi dire come C'era molto più partecipazione? entusiasmo, Appunto, cioè le esatto. persone non riuscivano a fermarsi nel ragionare su tutte le potenziali casi d'uso, le implicazioni che la finanza decentralizzata avrebbe portato e anche nuovi concetti che sono.